Ragazzi e bentornati, io sono il monaco Gesualdo e questo è il mio canale per voi Gesù 1978. Oggi sono qua con l'MX4 Pro, versione internazionale 32 giga di memoria interna. Dispositivo che dopo un anno, più di 365 giorni dalla sua uscita, finalmente aggiornamenti e risoluzioni di vari bug lo rendono un dispositivo competitivo e ancora molto bello esteticamente. Se comprato al prezzo giusto ne vale ancora la pena. MX4 Pro, versione internazionale 32 giga di RAM, nonostante sia un dispositivo che ha quasi un anno dalla sua uscita, ancora è un prodotto davvero molto ma molto bello esteticamente. Il frame è tutto in alluminio, lavorato benissimo con questo intaglio, lo rende con un ottimo grip in mano. È perfettamente costruito anche l'assemblaggio fra il frame in alluminio e la back cover posteriore che è in plastica, lo rendono comunque davvero molto ben fatto. Guardate l'intaglio che c'è fra il frame e la back cover. Nella parte bassa troviamo la cassa di sistema molto potente, l'attacco per il caricabatterie e il primo microfono per la conversazione e il piccolo incavo per andare a rimuovere la back cover posteriore. Nella parte sinistra invece trova posto il tasto volume alto, volume basso in una zona abbastanza alta, non facilissima da raggiungere. Mentre nella parte alta troviamo il jack 3,5 per le cuffie, il secondo microfono per la soppressione di rumori e il tasto accensione e spegnimento. La parte destra invece è completamente pulita, come potete vedere, molto ma molto bella. Posteriormente troviamo una fotocamera da 20,7 megapixel di altissima qualità con un flash LED doppio in bicolore, mentre nella parte frontale trova posto la fotocamera da 5 megapixel, un LED di notifica, la capsula di sistema, i vari sensori di prossimità e luminosità e il grande display da 5,5 pollici con risoluzione QHD 2536x1440 pixel. Rispetto all'MX4, fratello più vecchio, qui sotto troviamo un tasto quadrato non più rotondo. Sotto è stato montato un sensore di impronta che funziona molto ma molto bene ed è penso tra i dispositivi più veloci del 2014 ad avere questo tipo di sensore. Infatti raggiunge tranquillamente la velocità di iPhone Poi in 5S. Versione 5.0.1 all'interno di questo MX4 Pro che rende questo dispositivo molto veloce ed affidabile. Purtroppo l'interfaccia di mezzo non l'ho mai supportata, quindi ho utilizzato Nova Launcher per andare a rendere il più adatto alle mie esigenze questo dispositivo. Grazie ad Android, questa è una cosa che si può fare tranquillamente, potete scegliere il miglior launcher che volete utilizzare. Abbiamo la possibilità di tutti i toggle rapidi, come in classico stile Android, modificati sempre dall'interfaccia Flyme. Troveremo nella parte bassa, in questo modo, tutta quanta la parte del multitasking del dispositivo. Multitasking che funziona molto bene anche grazie ai 3 GB di RAM montati all'interno di questo dispositivo molto ma molto potente. Infatti, come potete vedere, anche grazie a CPU Z, i 3 GB di RAM e il processore octa-core montato al suo interno lascia questo dispositivo con numeri abbastanza importanti. Raggiungiamo addirittura quasi 50.000 punti in AnTuTu. Dispositivo che sotto la parte radio, quindi 4G, 3G, 2G, nessun problema, a patto di rinunciare in qualche zona appunto alla banda 4G. È un dispositivo che arriva dalla Cina, come in tutte le versioni Meizu, che sia internazionale o no, e tantissime altre aziende, manca della banda 800, quindi in alcune zone il segnale 4G non lo troverete. Per tutto il resto funziona molto bene, il switch fra le reti è velocissimo, buonissimo, la qualità in capsula di questo dispositivo si sente molto bene. Il viva voce ha una buona qualità, il volume è bello alto e anche la parte musicale si comporta più che decentemente, quindi è un dispositivo che sotto questo profilo non ha nessun problema. Wi-Fi che è molto veloce, si aggancia molto rapidamente e ha una buona copertura. E il GPS è davvero fulmineo, prende benissimo anche dentro casa. Fotocamera dell'MX4 Pro da 20,7 megapixel con il doppio flash LED bicolore scatta delle fotografie davvero buone. L'interfaccia è abbastanza scarna e però semplice da utilizzare. Come potete vedere, abbiamo anche la possibilità di fare video fino a 4K e il risultato finale delle fotografie, a mio avviso, è del tutto molto molto buono. Andiamo a vedere le fotografie fatte all'esterno, queste le ho fatte in casa. Vi faccio vedere anche il dettaglio, sono delle fotografie molto buone e riporta dei colori davvero ottimali. Vi faccio vedere per esempio la classica fotografia che faccio verso l'aperto. In questo caseggiato il dettaglio è davvero buono, quindi una fotocamera dove Meizu con questi 20,7 megapixel ha scelto sicuramente delle buone ottiche. Guardate anche questa macro,
tutto lo sfocato intorno e invece diciamo, l'aggeggio che utilizzo per andare per la mia zanzariera, guardate che dettaglio riesce a raggiungere. Sì. Siamo già all'interno di Chrome con la Repubblica in modalità desktop. Questo dispositivo, visto che ha più di un anno, ancora ha tanto da dire. Anche nella parte browser si comporta bene, è abbastanza piacevole. Come vedete, il pinch out, il pinch zoom funziona bene. Abbiamo ovviamente qualche ricaricamento, qualche refresh, però un browser sicuramente non da top di gamma 2015, ma si comporta in modo più che discreto. Andiamo a aprire anche un'altra informazione, vediamo la velocità di caricamento, anche se qua dipende molto dalla nostra rete, e soprattutto facciamo un doppio tap per vedere come si comporta nell'impaginazione del foglio, che risulta molto veloce e corretto. Come potete vedere, quindi un browser web che funziona bene, non vi deluderà nell'utilizzo di tutti i giorni. Poi con questo display, questa risoluzione e la tecnologia IPS, ovviamente sarà tutto veramente piacevole. Anche Real Racing 3, visto la scheda grafica e 3 giga di RAM, si è comportato sempre più che bene. Abbiamo qualche piccolo refresh e lag minimo quando il telefono è sotto stress da tanto tempo. Comunque una giocabilità più che buona e non vi deluderà sicuramente anche sotto questo comparto. Aspettiamo a far partire Real Racing 3 e nel frattempo vi parlo anche di temperature che effettivamente qui nella parte posteriore, quando sotto stress, scalda un po', ma molto meno rispetto all'anno scorso. Abbiamo le nuvole, specchietti attivi e come potete vedere una buona giocabilità. Poi questo tipo di display molto luminoso e dettagliato rende il gioco molto piacevole. Come potete vedere, gioco che si comporta benissimo, nessun problema, riscaldamento sulla norma, quindi una parte gaming che non vi lascerà sicuramente delusi. Infine, ragazzi, raccontarvi di questo MX4 Pro, dispositivo che dopo un anno ha risolto tutti i suoi problemi, soprattutto quelli di surriscaldamento qui nella parte posteriore. Sistemando i problemi di surriscaldamento è stata sistemata anche la durata della batteria, si attesta intorno alle 3 ore e mezza, 4 di utilizzo, quindi una batteria che si può tranquillamente mettere diciamo, fra i dispositivi medi del 2015. Quest'anno non ho visto dispositivi che fanno molto meglio di questo. Uno schermo che è davvero fantastico, buono il trattamento per le impronte, ottima visualizzazione sotto il sole, bello luminoso. E tantissima risoluzione, forse anche inutile. Probabilmente la marcia indietro fatta da Meizu di montare di nuovo dispositivi Full HD sui dispositivi del 2015 non è stata sbagliata. Sistema operativo, come già detto, che funziona bene. Ovviamente vi dico la verità, non vado veramente a nozze con il sistema e l'interfaccia di Meizu, in quanto proprio su questa recensione la sto facendo con Nova Launcher, così è molto più affidabile, più carino e più utilizzabile di sicuro. Ricezione molto buona, wifi, GPS, fulmineo, chiamate che non ha nessun problema, ottimo il 4G, 3G, 2G, ovviamente manca la banda 20, quindi in certe zone 4G non lo troverete. Fotocamera che è molto buona, 20,7 megapixel, si comporta davvero bene e scatta fotografie molto ma molto belle. Chrome che si comporta perfettamente, diciamo che non è tra i migliori, diciamo, il miglior dispositivo provato quest'anno in velocità per quanto riguarda il browser web, ma non ha nessun problema. Gaming che funziona molto bene, ragazzi, se lo trovate a meno di 300 euro o 300 euro, ne vale ancora la pena. Un dispositivo bello esteticamente, sensore di impronte perfetto. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un like, condividerlo e iscrivervi al mio canale. Ciao a tutti da Gesù 1900.